coach Restivo, buonasera, grazie per la sua disponibilità. Un commento a questa partita che ha visto un po' di situazioni ad elastico, quindi voi prendere subito un fortissimo vantaggio nel primo quarto, poi i due quarti centrali, diciamo così, nei quali Brixia sembrava essere tornata sotto, anche arrivata a meno 2, però voi siete stati sempre molto bravi al di là dell'ultimo quarto a ricacciare indietro le giocatrici bresciane. Era un po' quello che ti aspettavi nella preparazione della partita o hai trovato situazioni diverse, quindi hai dovuto fare qualche cambio tattico in corsa? Ma prima di tutto ci tengo a ringraziare Maya per i complimenti perché ha lasciato da noi veramente il cuore, è una grandissima giocatrice, è una grandissima persona, l'amiamo tutti quanti e ci tengo a fargli anche un bocca al lupo per il futuro. La ringrazio tanto. La partita, sì, mi aspettavo, devo essere sincero, non so perché. Alla fine noi abbiamo fatto una grande partita in Coppa. Siamo arrivati all'1 del mattino qua, il giorno prima, eravamo un po' stanchi e quindi devo essere sincero, non mi aspettavo questi up and down, però ho visto le ragazze molto, molto concentrate. Per noi ovviamente era una partita che poteva un po' cambiare il nostro cammino perché in Coppa stiamo facendo molto bene, in campionato abbiamo affrontato tutte squadre di alta classifica e abbiamo cercato all'inizio di aprire più gli spazi perché sapevamo che loro sono molto bravi a lavorare sul lato debole e quindi se noi quando noi abbiamo aperto gli spazi siamo andati a cercare l'angolo opposto, abbiamo creato quelle situazioni che noi amiamo di più. Poi a un certo punto loro sono stati molto bravi a iniziare a giocare, a iniziare ad alzare l'intensità soprattutto difensiva. Noi ci siamo un po' incartati sui cambi difensivi perché eravamo sempre in ritardo e loro sono stati molto bravi ad approfittarne. Poi dopo quando abbiamo iniziato ad attaccare sia la zona che da uomo con pazienza, siamo andati profondi nelle situazioni di pick and roll e abbiamo ribaltato cercando quel famoso angolo, abbiamo trovato quei tiri che per noi sono importanti perché comunque venire qua e tirare con il 50% da 3 punti non è mai facile, però è quello che volevamo e quando l'abbiamo cercato l'abbiamo ottenuto. Le ragazze stanno crescendo da questo punto di vista, soprattutto da un punto di vista mentale, da un punto di vista di fiducia e questa è la cosa più importante. Ovviamente ci aiuta anche il grande successo che abbiamo fatto in Eurocup e da lì piano piano abbiamo ripreso la partita e l'abbiamo controllata come abbiamo controllato in Eurocup la partita di 3 giorni fa, quindi questo è stato sicuramente merito delle ragazze perché sono sempre concentrate. Ok, grazie. Giornalisti hanno qualche domanda? Ok, grazie mille, Grazie voce. mille, Buon grazie, grazie ancora, grazie. arrivederci.